Allora, Presidente, c'è ancora il tempo per intervenire a corner, la trasmissione non è ancora conclusa. Vuole dire qualcosa ai due angeli? Qualcosa da dire ce l'ho, ma meglio non la dico. Senta, c'è questa consuetudine. Avete capito tutte cose che io volevo dire. C'è questa consuetudine che si ripete ormai anno dopo anno, quello degli auguri natalizi. Quest'anno arriva in un momento diciamo felice per il Catania. 22 punti in classifica, obiettivi fino a questo momento rispettati. Secondo lei c'è la possibilità di poter fare di più? C'è sempre la possibilità di poter fare di più. Si lavora proprio per questo, per cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. Stiamo facendo bene, però ripeto, non dobbiamo fermarci e dobbiamo cercare di migliorare i punti dell'anno scorso. È chiaro che facendo questo raggiungiamo il primo obiettivo nostro, che è la salvezza, quindi non dimentichiamo questo e poi vediamo di migliorarci. L'ottavo posto in classifica ai tifosi porta alla mente pensieri europei. Sognare lo può, è bello, non costa niente, diceva qualcuno, quindi ci sta, però noi, compito nostro è stare con i piedi per terra, ripeto, dobbiamo guardare partita dopo partita. Questa squadra ha dimostrato fino ad oggi, e ci mancano gli ultimi tre da incontrare, gli ultimi tre avversari, può essere giocato con chiunque, quindi diciamo è una squadra forte, un gruppo forte. Se restiamo concentrati e umili, credo che possiamo fare un ottimo campionato. Poi dove arriveremo, poi vedremo. Insomma, alcune decisioni arbitrali sembravano aver rallentato il vostro cammino. Ieri c'è stata la dimostrazione che il Catania può assorbire anche questi colpi. Ma è meglio non averli, gli errori arbitrali, non dover dimostrare niente a nessuno. Perché non è che sembravano, ci hanno danneggiato, questo è sotto gli occhi di tutti, l'hanno visto tutti, per cui parlarne è inutile. Semmai c'è da sottolineare questo grande spirito di questa squadra, che nonostante tutto non si arrende mai e quindi continua a fare bene. Quindi il risultato di Siena lo prendiamo doppiamente per positivo sotto tutti gli aspetti, morali, tecnici e di punteggio di classifica. Da qui a breve si riaprono le liste di trasferimento, quelle di riparazione. Il Catania farà qualche intervento? Guarda, in uscita credo che qualcosa si farà, ma per i ragazzi che hanno giocato meno, quindi diciamo ma daremo spazio, se c'è la possibilità, a qualcuno di andare a giocare altrove. In entrata, sempre tenendo conto di quello che sono le nostre idee, che è quello di cercare giovani importanti anche per il futuro, se dovesse capitare l'occasione lo faremo senz'altro. Chiudiamo con un augurio di buone feste ai nostri telespettatori. Assolutamente. Ai telespettatori di Telecolor un augurio di buone feste, un buon Natale e un sereno 2013.